Ciao a tutti, eccomi qui di nuovo per darvi un altro suggerimento di lettura e questa volta la mia proposta è In viaggio con Erodoto di Rizzard Kapuscinski, un autore al quale sono particolarmente affezionata e che permetterà a voi di viaggiare in qualche modo proprio adesso che non se ne ha la possibilità. Ve ne leggo un brano. Volavamo di notte. Dal finestrino vedevo solo una lucina verde che ammiccava all'estremità dell'ala. Il boom demografico non era ancora in atto, a bordo c'era sempre posto. Gli aerei viaggiavano spesso semivuoti. Anche quella volta i passeggeri dormivano comodamente distesi sulle poltrone. Sentendo che non avrei chiuso occhio, presi la borsa e ne estrassi il libro che la Torlosca mi aveva dato per il viaggio. Le storie di Erodoto sono un poderoso tomo di varie centinaia di pagine. I libri voluminosi fanno gola, è un po' come sedersi a una tavola riccamente imbandita. Cominciai dall'introduzione, dove il traduttore, Severin Hammer, descriveva la fortuna di Erodoto e spiegava il senso della sua opera. Erodoto, scriveva Hammer, era nato intorno al 485 a.C. da Alicarnasso, un porto dell'Asia Minore. Verso il 450 si era trasferito ad Atene e da lì, dopo alcuni anni, nella colonia greca di Turi, nell'Italia meridionale. Dopo aver trascorso quasi tutta la vita viaggiando, era morto intorno al 425, lasciando un unico testo, le Storie. Hammer cercava di familiarizzare il lettore con la figura di un uomo vissuto 2500 anni fa, di cui si sa ben poco e di cui è perfino difficile immaginare l'aspetto. La sua opera, nella versione originale, era accessibile solo ai pochi specialisti capaci, oltre che di leggere il greco antico, di decifrare un tipo di scrittura molto particolare. Il testo, infatti, aveva l'aspetto di un'unica interminabile parola che procedeva ininterrotta per decine di rotoli di papiro. Non esistevano divisioni tra parole, frasi, capitoli e libri, scrive Hammer. Il testo era impenetrabile come un tessuto. Erodoto si nascondeva dietro questo tessuto come dietro una fitta cortina, che già per i contemporanei era un rebus, figuriamoci quindi per noi. La notte finì, spuntò all'alba. Attraverso il finestrino mi si apriva davanti per la prima volta una parte tanto vasta del nostro pianeta, una vista che faceva pensare all'infinità del mondo. Il mondo che fino ad allora avevo percorso misurava al massimo 500 km in lunghezza e 400 in larghezza. Ora invece volavamo da ore e giù in basso, lontano lontano, la terra non faceva che cambiare colore, passando dal marrone bruciato al verde e poi a una sterminata distesa blu scuro. In viaggio con Erodoto di Rizzard Kapuscinski per voi. Ciao!